trionfale. Sì, mi ricordo. C'ho ancora i suoi ultimi CD prima che sia morto. Mm-hmm. Ma cos'erano le circostanze? Dicono che hanno messo MDMA nella Coca-Cola. Dicono. Dicono. Sì. Quello è. Perché c'era un periodo, quei tempi, che c'erano dei club che erano nati nell'underground, che facevano quel tipo di musica che faceva lui, no? Mm-hmm. Che usavano già, quando veniva Coca-Cola, era già incluso, no? Mm-hmm. Però non lo sapeva nessuno, no? Sì, ok. E poi ha dovuto andare a presentarsi in un club, aveva avuto qualcosa lì, poi doveva andare a Friburgo, con la strada autostrada. Non so se è vero che gli è andato a finire anche una volpe sotto la ruota che gli ha bloccato lo sterzo. È rimasto morto sul colpo. Comunque la cassa da morto era sigillata dalla polizia cantonale. Cioè vuol dire che ora hanno portato, come sono i siciliani, portano tutti i siciliani. Quando un siciliano muore nel mondo lo portano in Sicilia, c'è il culto tradizionale che viene portato in Sicilia, non viene lasciato dove viene. No, giuro, perché anch'io, sai, ho avuto tanti incidenti e roba, e poi se c'è Moppin, c'è Guerra di Pound, c'è... Poi il vocale non è mica pulita, è quello che scende, sai, ci sono tante cose... Allora, col tempo, quando ti etablisci un po', che sai che hai i tuoi buoni contatti, cose abbastanza pulite, preferisco andare a farmi in un bel castello un matrimonio, che incomincio al 2 di pomeriggio, faccio prima la musica al mattino alle 6, no? Però almeno... Cioè guadagno di più che nel club e sono in un posto più etico, diciamo, no? Sì, bello. Però è chiaro, bisogna farsi conoscere dove si può. Ehi! No, questo qua è proprio... Ti stanno osservando tramite satellite, è l'Intelligence Secret Service. Lui è falso, sai, lui è falso. Falso, sì, lui è undercover. Sì, undercover. Attenzione, attenzione. Porca miseria. È una bella camera, comunque. Canzone di Giovannotti. Giusto? Comincio con attenzione. Sì, sì. C'è belle canzoni. È bravo lui. E l'ho conosciuto bene nel lontano 91-92. Per Vasco anche ho lavorato, per Litfiba anche. Ecco, i tempi quando erano nuovi, che non si conoscevano ancora, inizio anni 80 e così, alla Radio Extra Bay che lavoravo avevo bisogno di qualcuno che faceva le traduzioni simultanee, sì. Allora mi portavano sempre dietro. Mi hanno rubato un sacco di cose, ho perso tante cose, ma fa niente. Tanto non è che devo star lì a dar delle prove a qualcuno. Sì. Chi se ne frega. Si vive più di nuovo. Giusto.